Amici sportivi, amanti del basket, benvenuti qui al palazzetto dello sport di Scapriano e Lorenzo Mazzaufo che vi parla e vi commenterà tra pochissimo questa sfida della settima giornata del campionato nazionale Lega Pallacanestro Serie B Girone C, che vedrà confrontarsi la meta Teramo Basket 1960 contro la Stella Azzurra di Roma. È una partita chiave per i ragazzi di coach Piero Bianchi, che devono assolutamente interrompere una striscia negativa di due sconfitte consecutive, l'ultima molto inaspettata contro Viterbo. Soprattutto sarà una sfida chiave perché entrambe le formazioni sono a quota 4 punti in classifica, fanno parte di quel gruppo di 8 squadre e l'obiettivo, insomma, primario per i biancorossi è quello di uscire assolutamente da questo pantano, da questo gruppo di 8 formazioni, per raggiungere poi le zone alte della classifica. Andiamo adesso a dare la lettura dei due roster per la meta Teramo Basket, con il numero 3 Francesco Papa, numero 5 Stefano Di Pietro, numero 7 il capitano Enrico Gaeta, numero 8 Lorenzo Nolli, numero 9 Simone Salamina, numero 10 Simone Lucarelli, numero 11 Andrea La Gioia, numero 16 Federico Angelini, numero 18 Daniele Tomasello, numero 35 Gennaro Tessitore, l'allenatore il signor coach Piero Bianchi. Per quanto riguarda invece la Stella Azzurra Roma, abbiamo con il numero 4 Giovanni Ianelli, numero 6 Vincenzo Provenzani, numero 7 Giorgio Pazin, numero 9 Emanuele Trapani, numero 12 Lazar Nikolic, con il numero 13 Andrea Antonacci, numero 16 Seye Babacar, numero 20 Kurt Kassar, numero 23 Davide Pucci, con il numero 52 Pierantoni, l'allenatore il signor coach Germano D'Arcangeli. Ricordiamo che la Stella Azzurra Roma è una squadra ostica, una squadra molto giovane che ama tantissimo il gioco fisico e l'atletismo. Più volte è stato evidenziato questo particolare alla vigilia sia dallo staff tecnico biancorosso. E ricordiamo che anche la Stella Azzurra viene da una brutta sconfitta contro Catanzaro. Quella Catanzaro che la meta Teramo Basket dovrà affrontare anche nel recupero, ricordiamo, dovuto al sisma che ha colpito il centro Italia, che fece slittare l'incontro contro i calabresi. Sarà recuperato, ricordiamolo, giovedì 24 novembre alle ore 20:30, sempre qui al palazzetto dello sport di Scapriano. Intanto ci sono i due quintetti che scendono in campo. Coach Bianchi che parte con il quintetto base, quindi Salamina in posizione di playmaking, poi c'è Gennaro Tessitore, guardia tiratrice, Andrea La Gioia alla piccola, Papa da all around, cioè che può coprire due ruoli sia alla piccola che alla grande, e poi il centro Tomasello. Tutto pronto, arbitreranno i signori Vittori Marco di Castorano, Ascoli Piceno e Bertuccioli Nicolo di Pesaro. Tutto pronto, salteranno Kurt Kassar e Papa, la spunta quest'ultimo, quindi il primo possesso è per la meta Teramo con Salamina in palleggio, su di lui c'è Provenzani aggressivo, ancora Salamina che spezza il raddoppio e subisce il fallo. Vediamo se è attribuito al numero 20 il maltese Kurt Kassar. Ricordiamo che la Stella Azzurra applica una filosofia societaria molto cosmopolita, tantissimi giocatori di varie nazionalità, dalla Serbia, da Malta, dal Senegal. Si chiama intanto questa azione con Tessitore che riceve il passaggio di Papa, ancora Tessitore contro Trapani, buono il raddoppio del giocatore capitolino, poi scarico fuori per La Gioia, spara la tripla, sbaglia, c'è poi un tentativo di tap-in da parte di Papa, arriva Tomasello, subisce il fallo del numero 52 Pierantoni ed è il primo fallo per lui. Subito due falli per la Stella Azzurra di Roma e quindi andrà in lunetta con due tiri liberi Daniele Tomasello, pronto per sbloccare il punteggio. Va corto però il primo dei due tiri liberi, non è un eccellente tiratore Daniele Tomasello, anche un po' la meta Teramo Basket che non tira proprio benissimo di squadra dalla lunetta. Fa 1 su 2 Tomasello,
primo punto per lui, primo punto anche per la meta che conduce con il punteggio calcistico di 1-0. Si è incrementato questa azione la Stella Azzurra, buono l'aggressività di Tomasello che ruba il pallone a Cassara, subito spinge Salamina, ancora Salamina, passaggio per la Gioia in angolo, sotto per Tomasello, il gioco in post, bel movimento sul piede perno, però subisce il fallo e attenzione perché il secondo fallo di Kurt Cassar, e dovrebbe essere il secondo fallo, terzo di squadra per la Stella Azzurra di Roma, e non è passato neanche un minuto di gioco, quindi sono subito problemi di falli per coach D'Arcangeli. Ancora dalla lunetta Daniele Tomasello con il primo tiro libero, a segno, secondo punto per Tomasello, avrà ovviamente un secondo tentativo dalla linea della Carità, il centro biancorosso, fa uno su anche stavolta, rimbalzo di Papa, passaggio fuori poi per Salamina, 2-0 a favore dei biancorossi, ancora Salamina, su di lui c'è sempre aggressivo Provenzani, la Gioia batte Cassara che ovviamente non può difendere, subisce ancora il fallo, molto aggressiva la meta in queste prime battute, il fallo è ancora di Cassar, terzo fallo, subito deve essere sostituito ovviamente il centro maltese della Stella Azzurra di Roma. Entra con il numero 13 Andrea Antonacci, e ancora viaggio dalla lunetta per quanto riguarda la meta con la Gioia che realizza il primo, 3-0 a favore dei biancorossi. Pronto la Gioia con il secondo, fa 2 su 2, 4-0, attacca adesso la Stella Azzurra in palleggio con Lazar Nikolic, giocatore serbo, passaggio per Trapani, c'è un fallo commesso dalla difesa biancorossa, si tratta di Gennaro Tessitore, primo fallo per Gennaro Texboom Tessitore. Sono molti i giocatori chiamati ad una pronta riscossa dopo la brutta prestazione contro Viterbo. Intanto seguiamo l'azione, c'è il tiro di Nikolic forzatissimo, rimbalzo poi catturato da Papa, in un ottimo momento il numero 3 biancorosso, tanto Salamina chiama lo schema, porta il blocco Tomasello, ancora Salamina che va in penetrazione, aggressivo passaggio dietro la schiena per Papa che segna, subisce il fallo, Andrea Lunetta col tiro libero supplementare, primi due punti per Papa e c'è subito il time out chiamato dalla Stella Azzurra Roma, ottima partenza da parte della meta Teramo Basket. Il tabellino vede due punti per Papa, due punti per la Gioia, due punti per Tomasello. Ricordiamo anche che nel prossimo turno la meta Teramo andrà in casa del Forlì e giocherà l'anticipo. Si giocherà appunto per la precisione sabato 19 novembre alle ore 20:30. Sarà importantissimo, ripetiamo, vincere questa sera, che è una vittoria che può essere fondamentale per i ragazzi di coach Piero Bianchi, che devono assolutamente tirarsi fuori dal gruppo delle 8 squadre a quota 4 punti in classifica ed agganciare subito le altre formazioni nella zona alta della graduatoria del girone C. Entrano intanto i due quintetti in campo e si riprenderà con il tiro libero aggiuntivo per Francesco Papa. Mancano 8 minuti e 22 alla fine del primo quarto e Teramo avanti 6-0 nel punteggio. Pronto Papa dalla lunetta, realizza, chiude il gioco da 3 punti. La meta Teramo 7, Stella Azzurra 0, Nikolic. Esce Pierantoni, però c'è la buona difesa di Papa. Sale poi Provenzani, va in penetrazione contro Salamina. Ottima difesa di Salamina, recupero di La Gioia. Poi Salamina si complica un po' la vita, perde il pallone. Nikolic va in penetrazione, subisce il fallo di La Gioia. E avrà due tiri liberi il giocatore serbo della Stella Azzurra Roma.
primo fallo per Andrea Lagioia, il secondo di squadra invece per la meta Teramo Basket. È pronto Lazar Nikolic con il primo dei due tiri liberi. Gioco molto spezzettato in queste prime battute, tanti falli e molti viaggi dalla lunetta. Intanto si sblocca anche la Stella Azzurra con il primo punto complessivo di squadra, che porta la firma di Nikolic. Ancora il giocatore serbo che realizza il secondo dei due tiri liberi, 7-2 per Teramo, che adesso attacca con Salamina. Supera la metà campo il playmaker biancorosso, passaggio per Papa, si sbraccia la gioia contro Trapani, palla ancora per Salamina, sale Tessitore, ancora Tessitore contro Antonacci che lo chiude bene, Papa ancora per Tessitore, si deve alzare da lontano, Tessitore sbaglia, gran rimbalzo di Papa che dà poi il pallone alla gioia. Salamina finta di chiamare lo schema, poi si butta in penetrazione, palla un po' complicata, Papa riesce a controllarla, ribaltamento però sbagliato e Nikolic recupera. Attenzione, Trapani può andare in contropiede alla Stella Azzurra. Trapani, ottima difesa di La Gioia. Adesso può andare nuovamente in transizione Teramo, passaggio di Salamina per Tomasello, mette palla a terra, si complica un po' la vita ma ne esce poi alla grandissima Daniele Tomasello, 9-2. Attenzione dall'altra parte subito, Nikolic sul secondo ferro, rimbalzo controllato con un po' di fatica da Tomasello, poi Tessitore può andare in transizione ancora per il suo lungo, infrazione di passi però commessa da Daniele Tomasello, palla persa quindi da parte del lungo biancorosso. Applaudono comunque i compagni di squadra in panchina. 6 minuti 58 secondi da giocare nella prima frazione, Teramo è avanti 9-2 nel punteggio. Ancora Nikolic, vuole l'uscita di Trapani, fa buona difesa Tessitore, Antonacci consegnato ancora per Nikolic, bel gioco del giocatore serbo che però poi sbaglia tutto, può recuperare Tessitore che va in transizione, assist al bacio per Francesco Papa, grande giocata di Tessitore, massimo vantaggio la meta 11-2. Antonacci, Trapani, su di lui c'è Tessitore, ancora Trapani che va in penetrazione, lo chiude molto bene Tessitore. Teramo sta difendendo benissimo, visione di Salamina per Papa che poi sbaglia, recupera però il rimbalzo, passaggio per Tessitore, qui si è mangiato letteralmente Papa il canestro. Tessitore, tiro difficilissimo, primi due punti d'autore per Gennaro Tessitore, 13 la meta Teramo, 2 Stella Azzurra Roma. Ottimo inizio da parte dei ragazzi di coach Piero Bianchi. Antonacci, passaggio per Pier Antoni che però perde il pallone, poi Salamina subisce il fallo da parte di Provenzani, applaude coach Bianchi, applaude anche il Palas Capriano. Ci saranno due tiri liberi per Simone Salamina, doppia sostituzione invece per la Stella Azzurra, escono Pier Antoni e Trapani, entra con il numero 23 Davide Pucci, entrano appunto Davide Pucci e il numero 16 Babacar Seye, giocatore senegalese. Intanto è stato fischiato un antisportivo proprio a Provenzani. Salamina ha realizzato il primo dei due tiri liberi, va anche con il secondo e ci sarà rimessa per la meta Teramo che conduce 15-2 nel punteggio. Pronto la gioia a rimettere in gioco il pallone, Salamina lo aspetta, Provenzani supera adesso la metà campo il playmaker, c'è il doppio blocco, si complica un po' la vita Salamina, poi va da Papa, ribaltamento per Tessitore, su di lui c'è Nikolic, sale a portare il blocco Tomasello, azione un po' confusa questa della meta. Attenzione, Tessitore si alza sul primo ferro, poi c'è il fallo fischiato alla gioia ed è il secondo fallo per Andrea Lagioia. Cambio anche per Piero Bianchi, esce proprio Lagioia, fa il suo esordio nell'incontro il numero 10 Simone Lucarelli. 5 minuti 25 secondi da giocare, la meta Teramo 15 Stella Azzurra Roma 2. Sempre Nikolic a portare il pallone, Saie va con il blocco, esce poi Pucci, fa buona guardia su di lui Tessitore, ancora Pucci, palla per Provenzani, fallo di Salamina,
che aveva provato a rubargli il pallone, però ha commesso il suo primo fallo. Simone Salamina ancora non è in bonus la meta, quindi c'è rimessa in fase offensiva per la Stella Azzurra Roma e sarà Provenzani a rimettere in gioco il pallone. Sale a ricevere Pucci. Saie porta il blocco, ancora Pucci in palleggio, va in penetrazione sulla linea di fondo, scarico poi per Saie che si alza ma sbaglia, attenzione, rimbalzo controllato da Tomasello, poi subito Tessitore, ancora in palleggio il numero 35 biancorosso, chiama a ricevere Salamina, in angolo poi per Lucarelli. Adesso c'è una zona della Stella Azzurra, subito prova a punirla Salamina e realizza con tanto di dedica al pubblico. Simone Salamina, gran canestro, 17-2, primo quarto fin qui perfetto per i ragazzi di coach Piero Bianchi. Nikolic, palla complicata, Stella Azzurra nel pallone più totale, e vediamo anche l'allenatore Capitolino d'Arcangeli che davvero non sa più a quale santo appellarsi. Intanto c'è il cambio, entra il numero 4 Ianelli ed esce Nikolic. Stella Azzurra davvero in bambola in questo momento e la meta è completamente padrona del gioco. Salamina esce a ricevere Papa, su di lui c'è Saie, ottimo passaggio per Salamina che libera bene Tessitore in angolo, il suo tiro, Gennaro Tessitore realizza, quinto punto per Texboom. Tessitore 20 la meta, 2 Stella Azzurra, 4 minuti esatti al termine del primo quarto. Attenzione, adesso c'è quasi un recupero, va Provenzani, tiro forzatissimo, rimbalzo poi di Ianelli, da questi a Pucci, sale a portare il blocco Antonacci, ancora Pucci, passaggio per Ianelli, finta, poi si complica e recupera, attenzione Papa che lancia poi Tessitore in contropiede, realizza, segna e subisce il fallo Gennaro Tessitore, settimo punto per lui. Teramo che vola letteralmente, avrà il tiro libero supplementare Tessitore. Intanto c'è il cambio, esce Papa per la meta e fa il suo esordio Angelini, è pronto Tessitore dalla lunetta, più 20 per i biancorossi con Tessitore che può incrementare ulteriormente il vantaggio. Sbaglia però il tiro libero, si resta sempre sul più 20. Pucci, passaggio per Ianelli, Ianelli va in penetrazione, stoppata di Lucarelli, poi passaggio per Cassar, c'è il tocco di Tomasello sulla linea, si dispera un po' il numero 18 biancorosso, quasi palla recuperata. Intanto ci sono delle proteste da parte dello staff tecnico biancorosso, vedete il vice Gramenzi con coach Piero Bianchi, perché forse volevano un'infrazione di 24 secondi. Intanto è pronto a fare il suo esordio nel match il numero 7 George Pasin, giocatore anche lui serbo. Esce il numero 6 Provenzani, sta ruotando tantissimo coach d'Arcangeli, anche perché deve assolutamente trovare un equilibrio nel quintetto per recuperare questo svantaggio. 22-2 ricordiamo il punteggio a favore della meta Teramo. Pucci, su di lui c'è Angelini, passaggio per Cassar, da questi a Saie, ancora per il centro maltese, grande difesa di Tomasello che però commette fallo a detta dell'arbitro, quindi è il primo fallo per Daniele Tomasello e questa volta sì che si andrà dalla lunetta, perché la meta è in bonus. Due tiri liberi quindi per Kurt Cassar, giocatore ricordiamolo nato a Malta, che è pronto quindi dalla lunetta con due tiri liberi, 3 minuti 12 secondi al termine della prima frazione. Sempre avanti la meta di 20 punti, Cassar realizza il primo. La Stella Azzurra che ancora non segna dal campo, fino adesso punti soltanto dalla linea della Carità. Pronto Cassar, fa 2-2. Primi due punti per lui, 4 punti complessivi invece per la Stella Azzurra. Tessitore,
sale Salamina, il blocco di Tomasello, va in angolo Lucarelli, ancora Salamina che gioca con Tomasello, va poi in angolo per Angelini, ancora fuori per il suo playmaker, infrazione di passi, passi in partenza messo da Simone Salamina che si discute un po' con l'arbitro in modo ovviamente corretto. Riprende il gioco con Pucci in palleggio, pronto ad aspettarlo Salamina, scusatemi Angelini, ancora Pucci, prende il blocco da Cassar, va sulla linea di fondo, gioco molto molto illogico da parte della Stella Azzurra che davvero non riesce a far entrare negli schemi i suoi giocatori, merito ovviamente di una difesa aggressiva da parte della meta che adesso opera un cambio, esce Salamina, fa il suo esordio, il numero 8 Lorenzo Nolli per questi ultimi 2 minuti e 43 secondi del primo quarto, 22-4 il punteggio, sempre a favore della meta Teramo. Angelini, Lucarelli, sale Tessitore, ottimo movimento, il numero 35, sbaglia però il tiro, può ripartire la Stella Azzurra, Saie, Pucci, palla per Janelli che commette fallo in attacco, primo fallo per Janelli, completamente nel pallone la Stella Azzurra Roma, e Angelini è pronto a reimpostare la nuova azione offensiva per i suoi compagni di squadra, esce Nolli, sale a ricevere Tessitore, blocco di Tomasello, ancora Tessitore con il mancino, prova a servire il suo lungo, passaggio troppo complicato, branca letteralmente il pallone Cassar, poi Janelli, fallo di Tessitore ed è il secondo fallo per Tessitore, pronto anche Capitan Gaeta insieme a Salamina a rientrare sul parquet, escono Tomasello e Tessitore, quindi Gaeta che viene recuperato, è stato, ricordiamo, valutata fino all'ultimo la condizione fisica di Capitan Gaeta che non aveva giocato a Viterbo per un problema fisico, Bianchi lo fa scendere adesso in campo per fargli fare questi ultimi 2 minuti nel primo quarto, intanto seguiamo il viaggio dalla lunetta di Janelli che sbaglia però il primo dei 2 tiri liberi, punteggio ancora fermo sul 22-4. Janelli sbaglia anche il secondo, Cassar però recupera di forza il rimbalzo e realizza il primo canestro dal campo della sua squadra, 22 Teramo, 6 Stella Azzurra Roma. Salamina va in penetrazione, scarico per Angelini, ha spazio per tirare da 3 punti, sbaglia, lotta rimbalzo Gaeta che tocca il pallone però poi non riesce a controllarlo e quindi ci sarà rimessa per la Stella Azzurra Roma. Riparte Janelli ad impostare l'azione offensiva, sale Pazin, Pucci va in penetrazione contro Gaeta, Pucci tiro forzatissimo, gran canestro di Davide Pucci, mini break di 4-0 per la Stella Azzurra, 22-8 a favore della meta Teramo, fallo intanto fischiato a Janelli e ci saranno 2 tiri liberi quindi per Simone Salamina, ricordiamo che la Stella Azzurra è in bonus ad ogni fallo, quindi si va a tirare dalla lunetta, pronto Salamina con il primo tiro libero a segno, è il quinto punto per Simone Salamina. Fa 2-2, 6 punti, 24 la meta Teramo, 8 Stella Azzurra. Janelli, palleggio con il mancino, fuori per Pucci, ha spazio per tirare da 3 punti, la palla che entra esce, poi Cassar, rotta a rimbalzo, segna, subisce il fallo, andrà a lunetta con il tiro libero supplementare, Kurt Cassar, fallo commesso da Enrico Gaeta che viene adesso cambiato Gaeta con Papa, 24-10 il punteggio a favore della meta Teramo ed è pronto Cassar dalla lunetta,
con il tiro libero supplementare. Fin qui è il miglior realizzatore della sua squadra, Kurt Kassar, realizza 7° punto per il lungo maltese, 24 Teramo 11 Stella Azzurra, ultimo minuto di gioco del primo quarto qui al Palas Capriano. Papa va in penetrazione con la mano sinistra, scarico complicato, trova le braccia di Kassar, poi attenzione c'è Iannelli che va in coast to coast, quasi gli riesce il gioco da 3 punti, fallo di Angelini, primo fallo per Federico Angelini, nuovo viaggio dalla lunetta per i nerazzurri capitolini con Iannelli. Intanto c'è il time out chiamato da coach Piero Bianchi. Ci sono stati dei segni di risveglio da parte della Stella Azzurra, soprattutto con Kurt Kassar, che ha realizzato gli ultimi 5 punti della sua squadra. È sempre avanti Teramo nel punteggio 24-11. Andiamo anche a leggere i tabellini fin qui. Per la meta abbiamo 5 punti di Papa, 6 punti di Salamina, 2 punti di La Gioia, 4 di Tomasello, 7 di Tessitore. Per la Stella Azzurra invece 2 di Nikolic, 7 di Kassar e 2 di Pucci. Rientrano i due quintetti in campo, si riprenderà, lo ricordiamo, con 2 tiri liberi per Giovanni Iannelli. La Stella Azzurra che pian piano sta rosicchiando punti, ricordiamo che era sotto di 20-22-2 il punteggio, adesso è sotto invece di 13, ha 2 tiri liberi anche a disposizione. Spinta soprattutto, lo ricordiamo, dall'ottima vena realizzativa fin qui di Kurt Kassar. Pronto intanto Iannelli con il primo tiro libero a disposizione, realizza primo punto anche per Iannelli, che avrà ovviamente un secondo tentativo dalla lunetta, sbaglia però il secondo. 24-12, intanto c'è il pressing a tutto campo della Stella Azzurra, Salamina prova a punirlo subito, la palla entra, esce, lotta a rimbalzo Papa, ancora Papa che la tocca e mantiene vivo il possesso, passaggio però poi complicato direttamente per Pucci, attenzione, seguiamo questa azione, Pucci sbaglia, poi Kassar ancora in tap-in, 9 punti per lui. 24 Teramo, 14 Stella Azzurra. Lucarelli, palla buttata letteralmente. Intanto si arrabbia tantissimo Bianchi. Stella Azzurra sta operando questo pressing adesso che sta dando molto molto fastidio alla meta. Avranno l'ultimo tiro del quarto i giocatori romani. Pucci va in penetrazione, passaggio fuori per Pasin. Ancora Pasin, si alza da 3 punti, forzatissimo canestro di Pasin proprio allo scadere, e Stella Azzurra che chiude 24-17, soltanto 7 i punti che dividono le due squadre, 24 la meta, 17 Stella Azzurra Roma. Ci rivediamo tra pochissimo per il secondo quarto. Ben ritrovati amici sportivi in collegamento qui dal Palas Capriano di Teramo. Sta per cominciare il secondo quarto tra la meta Teramo Basket 1960 e la Stella Azzurra Roma, la prima frazione che si è conclusa con il punteggio di 24-17 per i biancorossi. Lo ricordiamo però, la meta era avanti anche di 20-22-2 e la Stella Azzurra ha chiuso con un buon trend in fase offensiva, però parte male adesso in questo secondo quarto con la palla persa da parte di Pasin, subito aggressivo, vedete il pressing dei giocatori nerazzurri che provano a dare fastidio al portatore di palla biancorosso, in questo caso è Salamina, che adesso riceve sempre controllato da Iannelli, supera la metà campo Salamina, sempre doppio blocco, Tomasello da una parte, Papa dall'altra,
Salamina, palla per Tomasello, la gioia, Papa, su di lui c'è Saie, ancora Papa, un po' in difficoltà, adesso è molto aggressiva la difesa della Stella Azzurra, si alza la gioia da lontanissimo, Papa ancora con il rimbalzo, finta di Tessitore che manda al bar Pasin e poi realizza da tre punti Gennaro Tessitore. Grandissima giocata del numero 35 biancorosso che ridà il più 10 ai suoi compagni di squadra, 27-17. Pasin, Pucci si alza da lontanissimo sul primo ferro, poi Cassarra ancora che sta facendo la voce grossa a rimbalzo, si complica però la vita e recupera il pallone Salamina, ancora Salamina, assist ottimo per Tessitore, tripla Gennaro Tessitore, colpisce dall'angolo, ma che visione di Simone Salamina, tredicesimo punto di Tessitore, break di 6-0 in partenza per la meta che adesso recupera il pallone con Tomasello, serve Tessitore, passaggio dietro la schiena per Salamina, ancora Salamina vuole essere aggressivo, passaggio per Tomasello, ottimo l'assist per Papa, riparte benissimo la meta che adesso commette un fallo di simulazione, praticamente è stato fischiato un tecnico a Salamina per simulazione. Salamina intanto si va a spiegare con uno dei due arbitri, è il secondo fallo per Simone Salamina. Sono le proteste, vedete, del playmaker biancorosso. Intanto è pronto dalla lunetta Pucci con il primo tiro libero. Realizza Pucci, ci sarà adesso rimessa per la Stella Azzurra. Intanto Salamina che viene cambiato, al suo posto rientra Angelini. 32 la meta, 17 Stella Azzurra Roma. È pronto a rimettere Cassar per Saie. Scusatemi, Nikolic. Ancora Nikolic a portare palla. Passaggio adesso per Cassar, si alza anche da tre punti il lungo maltese, canestro di Kurt Cassar, va in doppia cifra, dodicesimo punto per lui, 32 la meta, 21 Stella Azzurra. Angelini, Papa, a spazio per tirare anche lui da tre punti, la palla che entra e esce, il ferro sputa letteralmente il suo tiro, subito va in transizione dall'altra parte, Pasin sbaglia, controlla poi a vista il pallone e la gioia. Palla che termina fuori, rimessa per la meta. 7 minuti 45 secondi da giocare del secondo quarto. Teramo che è avanti di 11, 32 a 21. Angelini ferma il palleggio, sale a ricevere la gioia. Troppo lontano da canestro, controllato a vista da Nikolic. Attenzione a Tessitore e il suo tiro, lo prende, sbaglia. Si lotta poi a rimbalzo con la gioia che si tuffa per recuperare il pallone, non ci riesce ma viene applaudito dai sostenitori biancorossi. È pronto Pucci a rimettere in gioco, serve Nikolic, vedete costantemente in posizione di playmaking, si crea il tiro Nikolic sul secondo ferro, rimbalzo catturato da Tessitore sopra la metà campo numero 35 biancorosso, ancora Tessitore, brutto passaggio stavolta, recupera Nikolic che va poi in transizione, bellissimo gioco di prestigio, palla a rimorchio per Saie che sbaglia, complice l'ottima difesa di Andrea Lagioia che costringe all'errore il giocatore senegalese della Stella Azzurra. Riprende il gioco con Angelini in palleggio, c'è il blocco di Tomasello per Tessitore, lo prova a forzare Pasin, commette fallo, il primo fallo di Pasin, cambio intanto per la Stella Azzurra, è pronto a rientrare Emanuele Trapani ed esce Saie. Abbassa quindi il quintetto coach d'Arcangeli, dovrebbe essere una zona tra l'altro della Stella Azzurra, vediamo se si riadatta uomo,
dovrebbe essere una 2-3 in teoria, vediamo se resta tale. Sì, si rimette a zona, subito la prova a punire Angelini, sbaglia, rimbalzo catturato da Nikolic, tocca per ultimo Tomasello, rimessa quindi per la Stella Azzurra. Sempre più 11 il vantaggio per la meta, 32-21, Trapani, Nikolic. Blocco di Cassar, ancora Nikolic, Pucci. Vuole giocare in post Cassar, penetrazione di Pucci, la ributta fuori per Nikolic, porta il blocco Cassar, gioco rotto, dovrà qui inventare Nikolic contro Tomasello, passaggio sotto per Trapani che si divora letteralmente il canestro. Aveva fatto un ottimo taglio Trapani, ribaltamento, attenzione di Tessitore per la gioia sul secondo ferro, rimbalzo ancora di Papa, grande presenza di Francesco Papa in fase di rimbalzi offensivi. Tessitore, passaggio per Angelini, c'è sotto Tomasello, finta di Angelini, attenzione Papa ha spazio per tirare da tre punti sul primo ferro, l'ultimo a toccare è Tomasello e quindi nuova rimessa in fase offensiva per la Stella Azzurra Roma, 6 minuti e 7 secondi, sempre punteggio fermo sul 32-21 per la meta. Intanto rientra con il numero 6 Vincenzo Provenzani. Trapani intanto supera la metà campo, porta il blocco Cassara, ancora Trapani, palleggio di Mancino, cambia mano, vuole giocare pick and roll Trapani, ribaltamento però per Nikolic, da questi a Pucci contro Papa, lo chiude benissimo sulla linea di fondo, va poi Cassar da tre punti, sbaglia Tessitore, spazza via letteralmente Provenzani, recupera il rimbalzo, ancora Tessitore, troppo lezioso qui Tessitore, poi Papa che lotta davvero come un leone, poi c'è anche un accenno di una reazione da parte di Papa contro Cassar. Ci sono anche le proteste di Bianchi, c'è stato un forte contatto subito da Papa e per Cassar, attenzione perché il quarto fallo personale, subito c'è il cambio, è pronto Sayé a rientrare, sicuramente andrà a sostituire il compagno di squadra maltese, infatti è proprio così, ovviamente D'Arcangeli non lo vuole rischiare Cassar. Tanto Bianchi chiama lo schema ad Angelini e dovrebbe essere sempre un attacco alla zona. Vedete che ci sono le proteste, intanto richiamo ufficiale dell'arbitro a coach D'Arcangeli. Si riprenderà con il gioco in fase d'attacco per la meta. È pronto Tessitore e probabilmente la Stella Azzurra si riposizionerà a zona. Zona 2-3, vediamo. Pronto Tessitore, scarico per Papa, bravissimo nella lettura, però poi è sfortunato nella conclusione. Papa ancora che lotta. Grandissimo agonismo da parte di Francesco Papa che subisce, scusatemi, che commette però il fallo. Primo fallo personale per Papa. Punteggio fermo ormai da un paio di minuti sul 32-21, sempre a favore della meta. Intanto c'è una pausa per pulire il parquet. Migliori realizzatori fin qui dell'incontro sono Tessitore da una parte per la meta con 13 punti e Cassar per la Stella Azzurra con 12. Mancano invece 5 minuti e 36 secondi sul cronometro al termine del primo tempo qui al Palace Capriano, ricordiamolo, settima giornata di andata del campionato di Serie B, girone C. Intanto Nikolic, troppo spazio, non punisce però l'errore difensivo, Trapani poi lotta al rimbalzo ed costringe la difesa biancorossa a toccare per ultimo, quindi nuova rimessa in attacco per la Stella Azzurra, sarà Provenzani a rimettere in gioco per Nikolic, ancora Provenzani, si alza da tre punti, il numero 6 nerazzurro, Sayé prova a lottare, rimbalzo però controllato da Trapani, 12 secondi per concludere l'azione, ancora Trapani, va Sayé, fallo in attacco da parte di Babacar Sayé ed è il primo fallo per il giocatore senegalese, time out
chiamato dalla Stella Azzurra Roma, 5 minuti 16 secondi, avanti Teramo 32-21. Punteggio che, lo ricordiamo, è fermo da ormai più di 2 minuti. Fase dell'incontro non proprio bellissima esteticamente, le squadre che stanno facendo tanti errori da una parte e dall'altra. Teramo comunque è avanti nel punteggio con 11 lunghezze di vantaggio, quindi mantiene ancora il controllo del match. Bisogna però riordinare un po' le idee, perché appunto questa fase della partita, il match è un po', non è proprio esteticamente, lo ricordiamo, bello, tante azioni confuse. Finisce intanto il minuto di sospensione. Non ci sono cambi per quanto riguarda coach Piero Bianchi, rientrano quindi Angelini, Tessitore, La Gioia, Papa e Tomasello. Risponde invece la Stella Azzurra con Provenzani, Trapani, Pucci, Nikolic e Saie. Vediamo, probabilmente ci sarà una zone press, se non sbaglio, comunque un pressing, sì, è una 2-2-1 praticamente, o una sorta di 1-3-1, vedete, molto elastica. Superata adesso la metà campo da parte della meta con Tessitore, stiamo per entrare negli ultimi 5 minuti di gioco del primo tempo. Angelini, Papa sotto per Tomasello, fallo commesso da Saie. Ed è il secondo fallo per Babacar Saie. Nuova azione in attacco quindi per la meta. Angelini, Tessitore, ancora per Angelini, zona 2-3 della Stella Azzurra. Adesso prova a dare un po' fastidio, prova a sfidare soprattutto Teramo nei tiri dalla lunga distanza. Ci prova adesso La Gioia, sbaglia, balzo catturato da Provenzani, può dare in transizione la Stella Azzurra. Pucci, ancora Provenzani, Trapani, palla per Nikolic, ha un'esitazione, su di lui c'è La Gioia, passaggio poi ancora per Trapani, va Saie a portare il blocco, Trapani va in penetrazione, subisce un contatto, Provenzani commette, anzi no, pesta la linea di fondo, la linea laterale anzi per essere precisi. C'è il fallo, scusatemi, intanto la sostituzione da una parte e dall'altra. Rientra Salamina per Angelini, mentre per la Stella Azzurra rientra Pazin per Provenzani. La Gioia, Papa, sempre 32-21 per la meta. Salamina, cambio di mano, va di sinistro, poi Tessitore si alza da 3 punti, sbaglia anche Tessitore, Papa ancora con un altro rimbalzo in attacco, poi a spazio La Gioia spara da 3 punti, la tripla di Andrea La Gioia. Si sblocca finalmente il punteggio, si sblocca anche La Gioia dall'arco dei 6,75, 35-21 per la meta. Nikolic fuori per Pazin da 3 punti, Pazin sul primo ferro, poi il pallone tocca il sostegno del canestro. Tanto nuovo cambio da parte di D'Arcangeli che fa uscire Pazin, fa rientrare Provenzani. Sempre pressione da parte della Stella Azzurra che adesso qui recupera il pallone, ingenuità da parte di La Gioia, si arrabbia tantissimo Bianchi. Pucci, Provenzani, Nikolic, blocco di Saie, ancora Nikolic in palleggio, Trapani prova a spezzare il raddoppio e fa bene, subisce il fallo di Tessitore, anzi no, il fallo è stato fischiato a Papa, per un attimo quasi tutti pensavano che fosse stato fischiato a Tessitore, Tessitore che adesso va a riposare in panchina. Al suo posto rientra Lucarelli sul parquet, 3 minuti e 28 da giocare, c'è il time out chiamato da coach Piero Bianchi che deve un po' riordinare le idee dopo aver visto questa zone press da parte della Stella Azzurra. Stella Azzurra che poi, avete notato, si piazza in questo momento dell'incontro a zona,
nelle fasi offensive dell'incontro, quando Teramo soprattutto deve rimettere in fase d'attacco. Bianchi quindi ha deciso di chiamare il time out per riordinare un po' le idee ai suoi giocatori, che comunque, lo ripetiamo, sono avanti nel punteggio 35-21. Andiamo anche a dare una lettura dei tabellini fin qui. Per la meta abbiamo 7 punti di Papa, 6 punti di Salamina, 5 di La Gioia, 4 di Tomasello, 13 di Tessitore. Per la Stella Azzurra invece un punto di Anelli, 3 punti di Pazin, 2 di Nikolic, 12 di Cassar e 3 punti di Pucci. Termina adesso il minuto di sospensione. Si riprenderà con la Stella Azzurra che rimetterà in gioco il pallone in fase d'attacco. Pronto Provenzani, sarà a ricevere Trapani. Blocco di Pucci, sempre Trapani in palleggio. Esce adesso Nikolic, fa buona guardia Papa. Nikolic da lontanissimo scheggia il primo ferro. Scozzolato davvero il coach della Stella Azzurra d'Arcangeli. Azione pessima da parte della formazione capitolina. Intanto il Salamina perde il pallone. Protesta poi con l'arbitro. Salamina deve stare attento anche perché è lo stesso arbitro che gli ha fischiato il tecnico. Sempre più 14 per la meta. Quando mancano 3 minuti al termine del primo tempo, stoppata di Lucarelli, bel gesto atletico di Simone Lucarelli. Pallone che è terminato fuori, quindi la Stella Azzurra che rimane in attacco. Trapani sempre il numero 9 nerazzurro in palleggio, palla fuori poi per Nikolic, ancora si alza dai 6,75, sbaglia Papa, vola altissimo a prendere questo rimbalzo, può lanciare subito Salamina in transizione, ancora Salamina, va sulla linea di fondo ma pesta proprio quest'ultima. Fase un po' confusa di gioco adesso per quanto riguarda Simone Salamina. 35-21 comunque il punteggio. Pucci, va Papa che gli strappa il pallone, attenzione, seguiamo questa azione, Papa segna, subisce il fallo, Andrea Lunetta col tiro libero supplementare, Francesco Papa, grande recupero e fallo commesso dal numero 9 Trapani, primo fallo per Emanuele Trapani e Papa avrà l'opportunità di chiudere il gioco da 3 punti. Bella azione da parte del numero 3 biancorosso, Francesco Papa è pronto dalla lunetta, sbaglia però il tiro libero, lotta Tomasello con Saie, ancora Tomasello che recupera Papa e poi Tessitore, nuova azione offensiva, 10 secondi per concludere l'azione, attenzione Tessitore va di mancino, brutto passaggio però un po' a memoria qui Tessitore. Pensava di servire piazzato Lucarelli che però stava effettuando il taglio. Palla persa quindi da parte di Tessitore, Nikolic. Pucci. Ancora Nikolic. Per Tomasello va Nikolic, lo attacca, sbaglia, Saie lotta a rimbalzo. Poi Tessitore controlla il pallone però la rimessa è ancora per la Stella Azzurra. Ed è Provenzani ad incaricarsi di rimettere in gioco il pallone. Trapani finta di tiro da 3 punti, blocco di Saie. Trapani adesso contro Tomasello, lo controlla, vedete c'è una zona da parte della meta che costringe a questo brutto tiro Pucci, rimbalzo catturato da Tomasello e poi Salamina sopra metà campo il playmaker biancorosso. Sale a portare il blocco Tomasello, Salamina però va ancora in penetrazione sulla linea di fondo,
Palla per Papa, azione un po' confusa, 3 secondi, 2 secondi, Tessitore deve inventare proprio allo scadere dei 24, Gennaro Tessitore, 15° punto per lui. Che canestro di Tessitore, deve difendere adesso su Nikolic, risponde Nikolic, 4° punto per il giocatore serbo della Stella Azzurra che torna a segnare, 39 la meta, 23 Stella Azzurra Roma, ultimi 50 secondi del primo tempo. Ancora Tessitore, Salamina, palla in post per Tomasello, su di lui c'è Saie, palleggio con la mano sinistra, bel movimento di Tomasello, non elegante ma efficace, commette il fallo Babacar Saie, 2 tiri liberi per Daniele Tomasello. Rientra intanto Ianelli sul parquet, esce il numero 23 Pucci. Quintetto molto piccolo adesso per D'Arcangeli con Trapani, Provenzani e Ianelli, e due lunghi sono Nikolic e Saie. Seguiamo intanto Tomasello dalla lunetta, sbaglia il primo, si resta sempre sul 39 a 23 per la meta. Tomasello pronto con il secondo, sbaglia anche questo. Tiro libero fotocopia rispetto al primo, 0 su 2 per Tomasello. Nikolic, aggressivo Papa, su di lui prova a forzare il blocco di Saie. Ianelli, sempre difesa zona, errore di Ianelli, poi Tomasello che subisce il fallo. Vediamo se di Ianelli, sì, è proprio così. Terzo fallo per Giovanni Ianelli. 24 secondi sul cronometro al termine del primo tempo, nuovo viaggio dalla lunetta per Tomasello. Sbaglia il primo, prova adesso a il pubblico del Palace Capriano ad incitare il centro biancorosso, che lo ricordiamo non ha nel tiro libero la sua arma migliore. Pronto Tomasello, realizza e poi chiama anche a raccolta il Palace Capriano. 5° punto per Tomasello che esce adesso cambiato da, sostituito da Lorenzo Nolli. 40 la meta, 23 Stella Azzurra Roma. Nikolic vuole giocare in isolamento, vedete infatti che i 4 compagni di squadra si schiacciano formando appunto una sorta di quadrato agli angoli. Ancora Nikolic contro Lucarelli, lo tiene, ultimi 5 secondi, 4, Nikolic si alza, un mattone clamoroso, Lucarelli poi prova a tirare allo scadere, preghiera che non viene accolta, c'è poi anche un accenno di protesta da parte di Papa per un possibile contatto su Lucarelli. Gli arbitri che non fischiano, finisce quindi il primo tempo qui al Palace Capriano, la meta Teramo Basket 40, Stella Azzurra Roma 23. Noi ci rivediamo per la seconda, per il secondo tempo qui al Palace Capriano. Nuovamente collegati qui dal Palace Capriano di Teramo, dove tra pochissimo si disputerà il secondo tempo di questo incontro valevole per la 7ª giornata di andata del campionato nazionale di Serie B Girone C tra la Meta Teramo e la Stella Azzurra Roma. Dopo il primo tempo la meta è avanti 40 a 23 nel punteggio, e dando anche un'occhiata alle statistiche andiamo a vedere che fin qui i biancorossi hanno un 90% nel tiro da 2 con 9 su 10, 24% nel tiro da 3 punti con 4 su 17, 59% ai liberi, 10 su 17. Per quanto riguarda invece le statistiche della Stella Azzurra, abbiamo un 42% da 2, 5 su 12, 17% da 3 punti, punteggio davvero bassissimo per i ragazzi di coach D'Arcangeli, 2 su 12 dall'arco dei 6,75, poi 70% dalla lunetta. C'è anche tanta differenza nei rimbalzi complessivi, la meta ne ha presi 19, 7 offensivi, 12 difensivi, mentre la Stella Azzurra ne ha presi 10, 5 in attacco e 5 in difesa. La differenza fin qui sostanziale, oltre che nelle percentuali, sta anche nell'atteggiamento difensivo che ha avuto la squadra di coach Piero Bianchi nel secondo quarto.
ha concesso solamente 6 punti alla formazione nerazzurra. Ha potuto quindi scavare il break che dà il vantaggio di 17 punti, 40 a 23. Intanto si riprende con un tiro libero di La Gioia che però non realizza, il tiro libero del fallo tecnico che era stato fischiato a coach D'Arcangeli al termine del primo tempo. Il coach romano si era lamentato con la coppia arbitrale, è stato fischiato un tecnico proprio a gioco fermo. Teramo che resta comunque in attacco proprio in virtù del fallo tecnico. Salamina, palla per La Gioia, vuole giocare spalle a canestro contro Trapani, si gira e tira. Andrea La Gioia sbaglia, rimbalzo controllato in serofonia da Nicolic e Saie. Nicolic che poi lancia in contropiede Pucci, ancora Pucci va per Saie, controllo complicato da parte del giocatore senegalese. Palla persa quindi per la Stella Azzurra. Teramo che può tornare in fase d'attacco con Tessitore, miglior realizzatore fin qui dell'incontro, con 15 punti realizzati. Ancora Tessitore, aggressivo Nicolic, palla dietro la schiena per Papa che sbaglia il tiro da 3 punti. Tessitore però controlla il rimbalzo lungo. Salamina, bellissimo passaggio per Papa che poi sbaglia il tiro, controlla però il rimbalzo e realizza Francesco Papa, va in doppia cifra anche lui, secondo giocatore della Meta Teramo ad andare in doppia cifra, Francesco Papa. Provenzani, Pucci, Pucci in isolamento contro La Gioia, palla bruttissima per Saie, pallone che termina direttamente fuori dal terreno di gioco. 42 la meta, 23 Stella Azzurra. Stella Azzurra che prova ancora questa pressione un po' debole sul portatore di palla. Fallo intanto fischiato a Provenzani. Dovrebbe essere il secondo fallo di Vincenzo Provenzani. Terzo fallo di Provenzani. Messa ancora in fase d'attacco per la meta, Tessitore. Passaggio per Papa, ottima finta, manda al bar Saie, poi realizza Francesco Papa. Più 21 la meta, 44-23 il punteggio. Partita che adesso la meta deve uccidere sportivamente parlando. Attenzione, Papa recupera e va a schiacciare in contropiede. 6 punti consecutivi di Francesco Papa, subito il break per la meta e subito il time out chiamato da D'Arcangeli. Rientra benissimo la formazione di coach Piero Bianchi in questo secondo tempo. Papa che sale a quota 15 punti realizzati insieme a Tessitore. Entrambi sono a quota 15 punti, hanno realizzato 30 dei punti complessivi della meta che ricordiamole avanti adesso di 23 punti, è il massimo vantaggio fin qui del match, 46 a 23 il punteggio. D'Arcangeli che subito ha chiamato il time out e davvero adesso sarà difficilissimo per la Stella Azzurra rimontare non tanto lo svantaggio quanto appunto cambiare marcia. Davvero la formazione nerazzurra è sembrata sempre impallata con i meccanismi offensivi e sempre azioni molto molto confuse. Questo è il bello e il brutto delle squadre giovani. Ricordiamo che la Stella Azzurra è giovanissima, tutti ragazzi prospetti interessanti che appunto se da una parte possono trarre forza dall'entusiasmo, dall'atletismo, dall'altra però possono anche demoralizzarsi come in questo caso e quindi subire tantissimo l'aggressione difensiva da parte dei giocatori più esperti che ha la meta Teramo. Nicolic, palla per Provenzani, vuole attaccare subito Salamina e reagisce adesso la Stella Azzurra. Canestro di Provenzani, primi due punti per lui, due chiama D'Arcangeli, quindi c'è subito la zona 2-3, vedete è molto molto fastidiosa sul portatore di palla.
Ovviamente provano adesso a sfidare la meta nel tiro da tre punti. Vediamo come attacca la zona. Angelini fa muovere bene il pallone per Salamina, va in penetrazione, scarico per Lucarelli, ha spazio per tirare. Lucarelli sbaglia, il balzo controllato da Provenzani, riparte l'asse azzurra con Pazin, ancora Pazin, arresto e tiro da due punti, canestro di Giorge Pazin. Quinto punto per il giocatore serbo, mini break della Stella Azzurra, 46-27. Papa, la gioia, palla per Salamina, spazio per tirare da tre punti sul primo ferro, fallo fischiato a Pucci, se non andiamo errati, in fase di rimbalzo. Per Pucci è il primo fallo personale. Sono trascorsi quasi tre minuti dall'inizio del secondo tempo qui al Palas Capriano. Tanto Papa si muove molto bene, costringe la difesa ad un fallo, in questo caso è Provenzani, quarto fallo per lui. Ci saranno quindi due tiri liberi per Francesco Papa. È pronto con il primo tiro libero Papa, corto. Si resta sempre sul 46-27. Papa comunque ha un secondo tiro libero a disposizione, fa 0-2. Davvero questo dei tiri liberi è un problema, comincia a diventare abbastanza serio per la meta. Intanto c'è il fallo di Lucarelli, una squadra che fa molta fatica nel tiro libero. Intanto Bianchi prova a svegliare i suoi giocatori, soprattutto a tenere alta la concentrazione. Cambio per la Stella Azzurra, rientra Trapani ed esce Provenzani. Pronto invece dalla lunetta Lazar Nikolic, che fin qui ha 4 punti realizzati. Ha tirato tantissimo il numero 12 della Stella Azzurra. A segno con il primo tiro libero, quinto punto per Nikolic. Stella Azzurra che ancora una volta, dopo un break subito, comincia a rosicchiare dei punti. A segno anche con il secondo Nikolic. 46 la meta, 29 Stella Azzurra. Angelini, attenzione, brutto, bruttissimo passaggio di Salamina. Può andare in contropiede la Stella Azzurra con Pucci, che realizza. Stella Azzurra subito che reagisce. 46-29. Doppio cambio chiamato da coach Bianchi. Pronti Tessitore e Tomasello. Salamina. C'è questa zona ancora che dà molto fastidio. Lucarelli, partenza con qualche dubbio, subisce però il fallo. Fallo commesso da Trapani ed il secondo fallo. Doppio cambio di Bianchi, escono Salamina e Lucarelli, rientrano Tomasello e Tessitore. 6 minuti e 26 da giocare, 46 la meta, 31 Stella Azzurra. Quanto c'è il tocco di Trapani. Bianchi che intanto si arrabbia tantissimo con i suoi giocatori, li vede troppo pigri in questo frangente d'incontro. Angelini, blocco di Tomasello, 6 secondi per concludere. Angelini va in penetrazione, c'è però l'intervento dell'arbitro, dovrebbe essere, non è stato chiamato un fallo, però il possesso è per la Stella Azzurra. Bianchi che continua ancora a richiamare i suoi giocatori. Intanto Nikolic che porta avanti il pallone. Pazin sale a portare il blocco Saie, palla per Pucci, poi Trapani esce bene, buon movimento, il ferro sputa il suo tiro. Può ripartire adesso Angelini, la gioia. Papa in angolo per Tessitore, c'è ancora questa zona a dare fastidio, bravissimo Papa che fa saltare Saie e poi subisce il fallo di Nikolic. E per Nikolic dovrebbe essere il primo fallo personale. Aspettiamo il responso del tavolo. Secondo fallo per Lazar Nikolic. E quindi nuovo viaggio dalla lunetta per Francesco Papa. A segno con il primo Papa.
pronto con il secondo, il numero 3 biancorosso, fa 2 su 2, sale a quota 17 punti personali, 17 anche punti di vantaggio per la meta Teramo Basket, 48-31. Trapani, Pucci, ancora Trapani, penetrazione contro Tessitore, fa un'ottima difesa Tessitore, può andare in contropiede, va ad Angelini, si va poi per Papa, ancora per Angelini, stoppato però da Pucci. Qui si sono, non si sono capiti tantissimo i due giocatori della meta, che hanno sprecato così un contropiede. 5 minuti 20 secondi al termine del terzo quarto, Teramo avanti di 17, 48-31. Nikolić si alza da 3 punti, Nikolić, un mattone di Lazar Nikolić. Può ripartire la meta con la gioia, in angolo per Tessitore, ribaltamento per Angelini, a spazio, tira da 3 punti, Angelini realizza e c'è anche il fallo a rimbalzo di Saie. Canestro di Angelini, primi 3 punti per lui, fallo a rimbalzo di Babacar Saie, dovrebbe essere il quarto fallo se non andiamo errati. E quindi due tiri liberi, vediamo chi li andrà a battere, dovrebbe essere Papa, infatti è così. 51 la meta, 31 Stella Azzurra Roma, la meta che ricaccia subito indietro la formazione capitolina. È pronto Papa con il primo tiro libero, realizza ancora, 18° punto per Francesco Papa. La solita partita solida da parte del numero 3 biancorosso, 2 su 2, 19 punti. E Teramo che va sul più 22, 53-31, ultimi 5 minuti del terzo quarto. Pucci, blocco di Cassar, sbaglia poi il tiro, rimbalzo controllato da Papa che può rilanciare Angelini. Arriva rimorchio la gioia, palla sotto per Papa, passaggio per Tomasello. Ancora Tomasello, ha qualche difficoltà, poi la butta fuori Tessitore, a spazio per tirare da 3 punti Gennaro Tessitore, 18° punto per Texboom Tessitore. Attenzione, seguiamo dall'altra parte, Pazin che prova a rispondere ma sbaglia, rimbalzo ancora catturato da Papa. 56 la meta, 31 Stella Azzurra. Papa in angolo per Tessitore, la finta di Tessitore, passaggio per la gioia, in punta poi da Tomasello, ancora la gioia, Tessitore, 6 secondi, ancora Tessitore, dovrà inventare, passaggio per Angelini, Angelini si alza da 3 punti, sbaglia, rimbalzo poi catturato da Nikolić, può andare in contropiede la Stella Azzurra, ancora Nikolić, va in penetrazione, realizza Lazar Nikolić, 8° punto per il giocatore serbo della Stella Azzurra, 56-33 il punteggio. Passaggio che riceve Papa ad Angelini, poi si va sotto da Tomasello, sono due tiri liberi per Daniele Tomasello, vediamo chi ha commesso il fallo. Il fallo è stato commesso alla numero 7 Pazin, terzo fallo, intanto cambio per la meta, rientra Salamina ed esce Angelini. Rientra anche Provenzani per la Stella Azzurra Roma ed è pronto dalla lunetta Daniele Tomasello, a segno con il primo, 6° punto per Daniele Tomasello, sbaglia il secondo, palla poi che viene assegnata alla Stella Azzurra, 57 la meta, 33 Stella Azzurra Roma, 3 minuti 35 secondi al termine del terzo quarto qui al Palace Capriano. Teramo fino adesso in totale controllo del match, tanto attenzione ancora Papa che va a toccare, a recuperare il pallone, può partire la transizione, ancora Papa, Salamina, Tomasello, Tessitore, fallo in attacco di Tomasello che ha spostato il blocco contro Trapani, si accusa del fallo Tomasello, nel secondo fallo per lui. 57-33 sempre il punteggio a favore della meta Trapani, passaggio complicato per Pazin, deve inventare, tiro davvero impossibile per Pazin, la gioia,
ribaltamento per Papa, spazio, non tira da tre punti, prova a servire Tomasello, arriva poi fuori Tomasello che viene servito ma commette infrazione di 3 secondi, si arrabbia qui Bianchi perché voleva subito il gioco per probabilmente per il suo lungo. Dato attenzione subito Trapani che vuole essere aggressivo contro Tessitore, palla per Nikolic, prova a portare il blocco Provenzani, si va poi da Cassara, ancora Nikolic in palleggio, sbaglia il tiro però Nikolic, è pronto subito Tessitore, palla per Salamina, ultimi 2 minuti e mezzo del terzo quarto, Teramo avanti di 24 punti. Brutta palla adesso di Salamina, recupera ancora Papa, nuovi 24 secondi per i biancorossi che possono adesso gestire l'incontro. La gioia si alza da 3 punti su assist di Tessitore, si scambiano il 5-2, bel passaggio di Tessitore per la gioia. Teramo adesso che vola sul più 27, 60-33 il punteggio. Provenzani, palla per Nikolic, aggressivo Papa su di lui, commette il fallo Francesco Papa, terzo fallo per Papa. Cambio intanto, rientra Ianelli per Nikolic, cambio anche per Teramo, esce un applauditissimo Francesco Papa e rientra Lucarelli sul parquet. Gran partita davvero di sostanza da parte di Francesco Papa. Trapani, tiro ad arcobaleno, poi tap-in che non viene effettuato da Cassar, l'ultimo a toccare però è Tomasello che è sfortunato a rimbalzo. Minuto e 44 al termine del terzo periodo, recupero intanto della difesa biancorossa, la gioia può andare in transizione, Lucarelli, ancora la gioia, Salamina chiama lo schema, il playmaker biancorosso, blocco di Tomasello, Salamina va da Lucarelli, penetrazione di Lucarelli, passaggio troppo complicato, tanto Trapani si arresta da 3 punti, sbaglia anche lui, ribalzo di Tessitore, partita che rischia adesso di diventare un lunghissimo garbage time. La Stella Azzurra non dà segni di reazione convinta in questo momento, ovviamente anche perché mancano 10 minuti ancora di gioco, il basket davvero mai dire mai. Tanto Tessitore con Tomasello, brutta azione offensiva adesso, Tessitore però ne esce d'esperienza e conquista il fallo proprio allo scadere dei 24 secondi. Rientra intanto Pucci ed esce Trapani, dalla lunetta è pronto Gennaro Tessitore. Si è conquistato 2 tiri liberi preziosissimi proprio al termine di una brutta azione in fase offensiva, al termine anche dei 24 secondi. A segno con il primo, Tessitore sale a quota 19 punti realizzati. Pronto con il secondo tiro libero a disposizione, il numero 35, biancorosso. Fa 2 su 2, ventello per Gennaro Tessitore che adesso va a riposare in panchina al suo posto. Lorenzo Nolli, applauso da parte di tutto il palazzetto, Tessitore che applaude anche i suoi sostenitori. 62 la meta, 33 Stella Azzurra, ultimi 45 secondi del terzo quarto, match in totale controllo per i padroni di casa. Ianelli, taglio di Provenzano, viene servito Cassar, palleggio, arresto, tiro, mattone clamoroso, poi però Ianelli aggressivo al rimbalzo, sbaglia il tiro, rimbalzo stavolta catturato di forza da La Gioia che poi serve Salamina. Ancora Salamina in palleggio, marcato da Provenzani, va da La Gioia, si alza da 3 punti, sfortunato qui La Gioia, Cassar recupera il rimbalzo, poi Provenzani in palleggio, va in penetrazione con la mano sinistra, slalom di Provenzani, bel canestro, quarto punto per Provenzani. Tanto attenzione, 5 secondi, va andare all'ultimo tiro, Lucarelli, si alza Salamina proprio allo scadere, quasi realizza. Finisce qui il terzo quarto al Palas Capriano, la meta Teramo 62, Stella Azzurra Roma 35, noi ci rivediamo per gli ultimi 10 minuti di gioco. Di nuovo collegati amici sportivi qui dal palazzetto dello sport di Scapriano a Teramo,
si stanno per giocare gli ultimi 10 minuti di questo incontro tra la Meta Teramo Basket 1960 e la Stella Azzurra Roma. Biancorossi avanti nel punteggio 62-35. Adesso probabilmente la Stella Azzurra cercherà in tutti i modi, anche fisicamente, nervosamente, di recuperare. Lo svantaggio è tanto e ovviamente Teramo adesso deve amministrare senza però smettere di giocare. Bianchi che riparte con Salamina, Nolli, Lucarelli, La Gioia e Tomasello. Proprio Salamina ad impostare la prima azione offensiva dell'ultimo quarto. Servito Lucarelli, esce dai blocchi Nolli, riceve adesso il pallone Salamina, sale a portare il blocco Tomasello, ancora Salamina, va poi in pick and roll a giocare con Tomasello, bella azione 3-2, bel canestro di Daniele Tomasello che sale a quota 8 punti personali. Tanto c'è il fallo fischiato alla difesa biancorossa, fallo di Lucarelli, secondo fallo per Simone Lucarelli. 64-35, scusate, per Lucarelli era il primo fallo personale, secondo di squadra invece per la Meta. Intanto da tre punti si alza Provenzani, passaggio poi per Pucci. Vedete, le azioni della Stella Azzurra sono molto molto confuse, tanti uno contro uno che adesso va a realizzare Pucci, si costruisce un bel canestro, però insomma non sono azioni offensive fluide. 64-37 il punteggio. Lucarelli, esce Nolli a ricevere, su di lui c'è Ianelli aggressivo, poi c'è un contatto col blocco portato da Lucarelli, servito poi Tomasello contro Cassarra, ancora Tomasello, prova a puntare il lungo Maltese e quest'ultimo proprio a toccare, c'è un secondo al termine dei 24 secondi. Un secondo al termine dei 24, Teramo quindi deve andare ad un tiro rapidissimo. Pronto a rimettere Salamina, bisogna fare un alley-oop, La Gioia allo scadere, il tiro era buono. Si lotta poi al rimbalzo, la prende però Ianelli che può andare in contropiede, ancora Ianelli va in penetrazione, fallo commesso da La Gioia. Ci saranno due tiri liberi per Giovanni Ianelli. Terzo fallo per La Gioia, adesso sì che è il secondo di squadra, scusate prima mi ero confuso, secondo fallo di squadra adesso per la Meta Teramo e due tiri liberi per Giovanni Ianelli, sbaglia il primo. 8 minuti e mezzo da giocare al termine dell'incontro, Teramo che è avanti 64-37, Ianelli ancora dalla lunetta, fa 0-2, Cassar controlla il rimbalzo, poi però è subito lesto La Gioia. Adesso chiama lo schema in fase offensiva, servito Nolli, fallo fischiato alla difesa, fallo fischiato al numero 6 Provenzani, è il quinto fallo per lui, quindi Provenzani è il primo giocatore ad uscire per falli commessi. Al suo posto rientra Pierantoni. Salamina intanto in palleggio, palla per Lucarelli, ancora Salamina, palla per Tomasello, si alza da lontanissimo La Gioia, Ferro sputa il suo tiro, poi Nolli commette fallo a rimbalzo e per Nolli è il primo fallo. 64-37, si alza intanto Pasin da tre punti, sbaglia il balzo catturato poi da Tomasello che serve Salamina. Nolli, fallo fischiato a Pierantoni, secondo fallo per Pierantoni.
frattempo che ovviamente va a sfavore della Stella Azzurra, a tutto vantaggio della meta. Mancano 7 minuti e 41 al termine. La meta Teramo è sempre avanti, 64 a 37 nel punteggio. Riprende il gioco con la Gioia, che serve Salamina. Su lui c'è Pazin, sempre Salamina in palleggio, penetrazione, grandissimo assist per Tomasello. Va in doppia cifra anche Daniele Tomasello, 10 punti per lui, più 29 la meta, 66 a 37. Pazin, fallo ancora fischiato, questa volta la Gioia, tantissimi falli in questo incontro, il gioco è stato spesso spezzettato a causa dei tanti falli fischiati per la Gioia. Intanto il quarto fallo personale. Prende il gioco con Ianelli, va a giocare a due con Cassar, il pallone che riesce ad arrivare al centro maltese, che poi ha un bel semigancio, sale a quota 14 Kurt Cassar. 66 a 39, palla persa intanto da Nolli. Pronto intanto Tessitore a rientrare sul parquet. Pucci, Pazin subito da tre punti, sbaglia, rimbalzo controllato ancora da Pucci, l'ultimo a toccare è Salamina. Rimessa in fase d'attacco per la Stella Azzurra, cambio invece per la meta, esce la Gioia, rientra Gennaro Tessitore. 6 minuti e 56 sul cronometro, 66 la meta, 39 Stella Azzurra Roma. Intanto c'è un attimo di pausa, qualche problema forse al tavolo con gli addetti dei 24 secondi. Tutto ok, adesso la coppia arbitrale dice che si può riprendere. Pronto Pucci a rimettere in gioco il pallone, esce a ricevere Ianelli. Cassar, consegnato ancora per Ianelli. Ianelli va in penetrazione contro Tomasello, sbaglia tutto e c'è il fallo commesso da Cassar, se non andiamo errati, e dovrebbe essere il quinto fallo, è così. Quinto fallo anche per Cassar. Esce quindi Kurt Cassar, 14 punti realizzati. Al suo posto rientra Saie. Salamina intanto chiama il nuovo schema in fase offensiva. Blocco di Lucarelli. C'è il fallo della difesa, fallo di Pierantoni che ha forzato il blocco. Terzo fallo di Pierantoni. Pronto a rimettere intanto Tessitore. Ancora un contatto tra Pierantoni e Salamina. Salamina va in penetrazione, Nolli ha spazio per tirare da tre punti. Nolli e il suo tiro lo mette a bersaglio. Tre punti per Nolli, Teramo a più 30, 69 a 39, massimo vantaggio fin qui del match. Si alza intanto da due punti Pazin, pallone che tocca la struttura del canestro. Possesso quindi per la meta, totale controllo da parte dei ragazzi di coach Piero Bianchi. Salamina. Adesso davvero più passa il tempo più diventa garbage time, come viene detto in gergo cestistico. Tanto palla sotto per Tomasello che ha un controllo difettoso, infatti commette infrazione di passi. Tanto riprende il gioco con Pucci. Palla per Pierantoni in penetrazione, Saie finta di tiro, va in partenza, ottima difesa di Tomasello che fa valere il fisico. Salamina adesso che può spingere, Lucarelli, ancora Salamina, blocco di Tomasello, va Salamina in penetrazione, palla per Lucarelli in angolo per Tessitore, si alza da tre punti, è un airball da parte di Tessitore, un balzo catturato da Ianelli, a rimorchio Pucci. Saie lo chiama per il gioco a due, ancora Pucci, va contro Tomasello, palla poi per Ianelli, buona difesa di Salamina. Ianelli, cambio di mano,
fallo commesso da Simone Salamina. Terzo fallo per lui, cambio per entrambi i coach. Rientrano Papa e Angelini, escono Salamina e Tomasello, applauditi entrambi dal pubblico del Palace Capriano. Per la Stella Azzurra invece rientra Nikolic ed esce Babacar Saye. E c'è intanto il time out chiamato dalla Stella Azzurra. Mancano 5 minuti e 21 secondi al termine. Teramo è a più 30 in tranquillo controllo del match. Andiamo a dare anche una lettura dei tabellini. 19 di Papa, 3 punti di Nolli, 6 punti di Salamina, 8 di La Gioia, 3 di Angelini, 10 di Tomasello, 20 di Tessitore. Per la Stella Azzurra invece abbiamo un punto di Anelli, 4 di Provenzani, 5 di Pazin, 8 di Nikolic, 14 di Cassar e 7 punti per Pucci. Termina il minuto di sospensione chiamato da coach D'Arcangeli. Entrambi i quintetti che adesso rientrano in campo. Si riprenderà con Ianelli, pronto dalla lunetta con due tiri liberi per il fallo subito in precedenza da Salamina. A segno con il primo ed è il secondo punto per Ianelli. Va con il secondo, realizza 69-41. Adesso pressing forte da parte della Stella Azzurra che prova davvero le ultime armi per recuperare lo svantaggio. Tessitore intanto dietro la schiena per Nolli, gioco di prestigio da parte di Tessitore. Jason Williams, Nolli che però non concretizza l'assist del suo compagno di squadra. Nikolic forzatissimo, gran rimbalzo adesso preso da Lucarelli, supera la metà campo il numero 10 biancorosso, ancora Lucarelli, va a contrastarlo Ianelli, poi Papa chiama Tessitore al gioco, su di lui c'è Nikolic, 10 secondi per concludere l'azione, ancora Tessitore, ancora dietro la schiena Papa, va in penetrazione Papa e subisce il fallo. Davvero grandissima partita di Francesco Papa. Secondo fallo commesso da Pucci e quindi tiri liberi per Francesco Papa che fin qui ha 19 punti. Sbaglia il primo. Intanto vediamo che c'è Piero Bianchi in panchina che davvero si mette le mani tra i capelli. Fa 0 su 2. È davvero stranissima questa bassa percentuale di squadra della meta. Intanto gran stoppata di Papa che poi recupera. Fantastico Papa. Adesso c'è la palla a 2. Palla a 2. Qui c'è un po' la protesta da parte di Papa, anche un po' dello staff tecnico biancorosso. 4 minuti e 27 secondi, partita quasi in ghiaccio per la meta, bisogna controllare adesso il vantaggio. Nikolic, brutto tiro da parte di Nikolic, davvero anche il linguaggio del corpo ormai dei giocatori della Stella Azzurra fa trasparire che hanno ammainato o quasi bandiera bianca. Tanto passaggio rischiosissimo di Tessitore, Lucarelli, Nolli, ancora per Tessitore, Nolli, Tessitore, Angelini, Tessitore, sotto per Lucarelli, bello il taglio poi di Papa, fallo subito da parte di Francesco Papa. Qui con calma la meta ha trovato l'uomo libero, fallo commesso da Pazin, quarto fallo per lui e quindi ancora Papa dalla lunetta dopo lo 0 su 2 precedente. Vediamo adesso come va il numero 3 biancorosso, sbaglia ancora. Davvero bisognerà andare a vedere al termine la percentuale nei tiri liberi. Realizza il secondo Papa,
anche lui a quota 20 punti personali, 70-41, ultimi 4 minuti di gioco qui al Palace Capriano. Teramo avanti di 29, intanto questa è infrazione di passi. No, un arbitro stava per chiamare passi, l'altro invece ha chiamato il fallo, quello sulla linea di fondo. Fallo fischiato a Lucarelli ed è il terzo fallo per Simone Lucarelli. Pronto, Lazar Nikolic dalla lunetta. Sbaglia il primo Nikolic. Realizza il secondo, nono punto per Lazar Nikolic. 70 la meta, 42 stella azzurra, ancora pressing dei giocatori nerazzurri. Superata la metà campo, adesso Lucarelli in possesso. Palla per Angelini in punta, c'è spazio per Nolli e il suo tiro, se lo prende Nolli sul primo ferro, grandissimo ancora Papa, rimbalzo, vola altissimo, poi riesce a tenere vivo il pallone. Tessitore ancora dietro la schiena per Lucarelli, partenza con la mano sinistra, va Lucarelli, tiro difficilissimo, ancora Papa, è davvero su ogni pallone, questa volta però è sfortunato perché pesta la linea di fondo, però il pubblico lo applaude, davvero grande, grande partita di Francesco Papa questa sera. Nikolic intanto per Janelli, poi si alza da tre punti Pucci e realizza decimo punto per Davide Pucci, è il secondo giocatore della Stella Azzurra ad andare in doppia cifra. 70-45, ultimi tre minuti di gioco qui al Palasca. Tessitore in angolo per Lucarelli, si alza da tre punti, realizza Lucarelli, primi tre punti per lui. Si scrive anche al referto Lucarelli, pronto intanto Salamina e anche la gioia a rientrare sul parquet. 73-45, partita ormai che è conclusa. Si alza Nikolic, sbaglia, rimbalzo di Tessitore, può andare in transizione, ancora Tessitore, numero, poi Angelini per Papa e qui c'è un fallo antisportivo. Eh sì, fallo antisportivo fischiato a Nikolic che subito si autoaccusa del fallo. Papa aveva ancora una volta accennato una reazione, il fallo di Nikolic è stato abbastanza duro. Primo fallo per Nikolic che poi si va a scusare con Papa, Papa che sportivamente accetta le scuse, ovviamente sono contatti che ci possono stare, il contatto era duro però non cattivo. Intanto applausi sia per Tessitore che per Nolli, sostituiti da Salamina e La Gioia. E intanto ancora Papa dalla lunetta con il tiro libero a segno. Francesco Papa avrà ovviamente un secondo libero a disposizione, più possesso, sbaglia però il secondo. 21 punti di Francesco Papa, Teramo a più 29, palla in mano a 2 minuti e 35 dal termine, partita ormai in ghiaccio, la meta che quindi vince questo incontro importante, lo vince anche bene con un largo scarto. Angelini si stacca quindi dal gruppo delle 8 squadre a quota 4 punti la meta e quindi adesso potrà guardare anche alla trasferta di Forlì e al recupero con Catanzaro con miglior positività. Intanto Papa realizza il 23esimo punto personale e porta a più 31 la meta. Intanto va ancora a rimbalzo Papa ed è pronto intanto anche sul cubo dei cambi il numero 5 Stefano Di Pietro, il giovane Di Pietro. Palla sotto intanto di Salamina per Lucarelli che sbaglia, poi Papa ancora, ancora Lucarelli in tapin. Quinto punto, 1 minuto e 45, Teramo a più 33, fallo intanto di Salamina su Trapani. Per Salamina è il quarto fallo, intanto standing ovation per Simone Papa. Applausi da tutto il palazzetto per Simone Papa, davvero grande prestazione la sua, fa il suo esordio nella partita anche Stefano Di Pietro. Intanto dalla lunetta va Emanuele Trapani a sbagliare però il primo dei due tiri liberi. Sbaglia anche il secondo, rimbalzo poi catturato da Lucarelli.
Salamina. Palla in angolo per Di Pietro, si alza da due punti, stoppato da Pierantoni. Possesso che poi viene affidato alla Stella Azzurra. Sempre più 33 per la meta, ormai la partita che è ampiamente terminata. Fallo intanto fischiato a Lucarelli, del quarto fallo per lui. Pronto dalla lunetta Lazar Nikolic. Ormai si gioca soltanto per il punteggio personale. Assegno con il primo Nikolic. Va in doppia cifra anche lui, il decimo punto per il giocatore serbo della Stella Azzurra Roma, che avrà ovviamente il secondo libero a disposizione. Fa 2 su 2, undicesimo punto per Nikolic, più 31 per la meta. Ci avviciniamo all'ultimo minuto di gioco. Va Salamina in angolo per Di Pietro, palla poi completamente sbagliata per Angelini. Va Nikolic adesso in penetrazione, scarico per Pucci. Ianelli. Entriamo intanto nell'ultimo minuto, canestro di Ianelli. Quinto punto per lui, 78 a 49 il punteggio. Salamina. Ora Lucarelli a spazio, Di Pietro va in penetrazione. Rimessa ancora in fase offensiva, ma si attende soltanto la sirena finale. Intanto Angelini che va in penetrazione, bel canestro di Angelini. Quinto punto per lui, 80 a 49. Dall'altra parte c'è il canestro di Pierantoni. Primi due punti per Pierantoni. Intanto Salamina consegna il pallone a Di Pietro, da questi a Lucarelli. Teramo che quindi vince meritatamente questo incontro, l'ha vinto soprattutto partendo da una buonissima difesa. Adesso si guarderà, appunto, dicevamo anche in precedenza, con maggiore ottimismo alla trasferta di Forlì e poi al recupero infrasettimanale contro Catanzaro. Tanto Nikolic non attacca, si aspetta il termine dell'incontro. Applaude tutto il Palace Capriano, la meta Teramo Basket vince quindi l'incontro 80 a 51, scocca proprio adesso la sirena finale, vittoria convincente da parte dei ragazzi di coach Piero Bianchi, che salgono adesso a quota 6 punti in classifica con una partita in meno. Prima di salutarvi vi do la lettura finale dei tabellini per la meta Teramo Basket: 23 punti di Papa, 3 punti di Nolli, 6 di Salamina, 5 di Lucarelli, 8 di La Gioia, 5 di Angelini, 10 di Tomasello, 20 di Tessitore. Per la Stella Azzurra Roma 5 di Ianelli, 4 di Provenzani, 5 di Pazin, 11 di Nikolic, 14 di Cassar, 10 punti di Pucci, 2 punti di Pierantoni. Dal Palace Capriano è davvero tutto, la meta Teramo batte Stella Azzurra Roma 80 a 51. Lorenzo Mazzaufo vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Super J.